Benvenuti alla seconda puntata di questo di questa trilogia. Trilogia, speriamo così saltiamo in aria. Puntata 2 di 3 di questa trilogia. Oggi è martedì 22. Esatto. Sì. Ok, in quanto fra due giorni uscirà... E non ci siamo cambiati da ieri e infatti puzziamo come bestiame. No, in realtà abbiamo usato la magia dell'editing per registrare tre puntate. Ah, non è diretta questa? Non è in diretta. Wow. Puzziamo. Siamo qui da ieri. Puzziamo a prescindere. E puntata 2 di 3 che arriverà... Arriverà. Ho messo 70 R e anche messicane, tra l'altro. Arriverà. Abbiamo il cervello che funziona male. Comunque, dopo domani uscirà il nostro album, il nostro primo e ultimo album. Dopo faremo una reunion per celebrare i 25 anni di attività non avendo pur mai suonato. Dopo faremo un best of con le stesse canzoni. Cambiamo, mettiamo la copertina in bianco e nero, scriviamo best of invece di about time. E cambiamo l'ordine delle canzoni, cosa che ha fatto Kendrick Lamar. Sì? Sì, tipo c'è il disco prima di questo che ha fatto, si chiama Damn. E la Deluxe Edition sono tutte le canzoni, ma l'ultima è la prima e viceversa. Tipo l'ordine senza contrario. Un mixing o mastering diverso. No. Perché? Perché io ho saputo... Perché è il numero uno. Taylor Swift ha fatto una cosa del Swift. Come si dice? Swift. Swift, vabbè. Swift. Dipende, presumo, da che parte dell'America lo pronunci. Dove ho messo l'acqua a proposito? No, ecco, te l'ho messa giù perché l'avevi messa qua in mezzo. Ok, grazie. Taylor Swift ha... Sì, ha fatto un mastering e un mixing diverso dei suoi pezzi. Ha riregistrato tutto da zero. Esatto, perché? Perché così era in possesso anche dei master, esatto. Quindi avevo già parlato, mi sa, in questo podcast. Sì? Sì, mi sa che te l'ho detto io. Possibile, tu comunque, sei tutte queste puttanate qui. Comunque, genio. Viva sì. Taylor Swift. Ma secondo te è figa? No, non mi piace. Non anche a me. Cioè, tipo, mi piacerebbe averla come animale da compagnia. Approfondiamo questo discorso rischiando delle denunce, ti prego. In che senso lo vorresti come animale da compagnia? Attenzione. Tipo come un gatto. Cosa vuol dire? Tipo ti svegli la mattina. C'è Taylor Swift. c'è Taylor Swift che ti cammina sul bancone. Okay. Mentre tu ti fai il caffè. Sì. Ti fa così. E tu tipo si infila sotto il tuo braccio per una carezza. No? Ok. Forse sono l'unico con sta fantasia e ho il cazzo durissimo, no? Con una pannocchia di... era tanto dalla taglio sta parte. No. Ok. Ok. Ti sei salvato, hai fatto ridere, quindi hai detto una cosa brutta ma simpatica. Fisicamente non è... Io più che altro... faccio un discorso. Secondo me è bellissima e anche sexy, ma mi fa paura, tipo. No, ma non, secondo me non è sexy. Per me è sexy Dua Lipa. Lei mi fa impazzire. Sembra una panettiera. Una panettiera. L'hai visto? Hai visto come si muove? Sì. Cioè, secondo me... È molto sensuale, ma tipo la faccia sembra tipo tizi con cui andavo a scuola insieme. Presentameli. Presentameli. Esatto. Comunque... Franco, Claudio... Però io adesso ho fatto un discorso anche... Pongo questo quesito a voi prima di partire con le tre canzoni, facciamo un po' di cabaret come al solito. Cabaret di pastine, infatti ho fatto così perché è tipo cabaret di pastine. Posso bere? Sì, sì, fai bevi. Tanto ormai dopo 87 puntate in cui dico Giacomo bevi prima e dopo, ne non mi ascolta, che cazzo volete che faccio? Cioè. Ok. Vi pongo questo quesito. Allora, ho visto recentemente che Harry Styles, premetto, io non ho nulla, mi sta anche simpatico, mi piace come artista, e non ho nulla contro di lui, però non mi capacito
di come sia riuscito a fare più di 100.000 persone a un concerto che ha fatto. Marketing. Sì, ok, lascia stare marketing. Però, watermelon sugar? ascolta, fermo lì. Io ho posto questa domanda alla mia ragazza e delle sue amiche. Dimmi, quali amiche? Delle sue colleghe. Ok. Ho detto loro, ditemi 5 canzoni di Harry Styles. Io te ne ho detta una. E poi c'è As It Was. Sign of the Times. Sign of the Times. È bella quella. Molto bella. Ma no, sì. Ma queste qua, ripeto, poi a me piace lui come artista. Cioè uno è solare. Ok. Nel senso, musicalmente, come tanti altri, però insomma, dimmene altre due. Io e te ci fermiamo a 3. Probabilmente. Fammi pensare. Già il fatto che tu dica fammi pensare vuol dire che fai fatica a trovare 5 canzoni. Vabbè, un artista, dimmi 2 canzoni di Taylor Swift. No, no, ma non l'ascolto. No, ma è come dire che le più grandi, cioè no, non penso siamo il suo target. Esattamente, però neanche ragazze magari dell'età di Elena, quindi 18. O comunque più giovani di noi, sì, hanno saputo dirmi 5 canzoni. E loro sarebbero corse volando a vedere. Ma penso sia più una faccenda di addominali che di personaggio. Però allora, sembra anche lui un gatto, se ci pensi. Va bene, tu ce l'hai con i gatti, siamo a posto. Okay. I gatti stanno dominando il mondo. Ma quello che voglio dire è che se 20 anni fa Robbie Williams avesse fatto come ha fatto più di 100.000 persone, tu di Robbie Williams sapevi dire 20 canzoni. Perché? Perché era diventato famoso come personaggio, ma soprattutto come musicista. Sì. Adesso questo non c'è più. Cioè, io se vado a un concerto di dei Muse, che magari non sono il mio gruppo preferito, io conosco 15 canzoni dei Muse, no? Cioè, vado là, le canticchio, vuoi o non vuoi. Di Harry Styles sarei in difficoltà. Non lo vedo più come personaggio che come musicista. È quello che voglio dire, come cantante. Sì, è un fenomeno particolare. Sì, poi è nato dalla boy band, ha avuto, ti dico, ci rivedo tante robe di Robbie Williams in Harry Styles. Cioè, parte dalla boy band, poi diventa solista, fa più successo. Comincia a fare musica cool. Sempre lì, cool, bisogna vedere. Comunque. Beh, l'ultimo, comunque, cioè, vuole farsi passare voi, per... senza googlare, interrompimi. Sì, perché stai dicendo una puttata. Ok. È puttata, tra l'altro, non puttana. Una pizza. Se sapete dire 5 titoli di canzoni di Harry Styles senza o di Google. Taylor Swift senza Google, scriveteli di fila. Ok, Taylor Swift, Bad Blood. No, no, non so neanche una. Lover, che mi piace quella canzone lì. Ma tu potresti anche dirmi Cucurù Cucucu, che cioè per me sarebbe di non ne so una di Taylor Swift. No. No, ti giuro, non so. Comunque, qual è la prima canzone che ascoltiamo oggi? È la quarta, sì, canzone del quarta disco. Canzone del disco che si chiama About Time. Il disco si chiama il disco About Time. Il disco si chiama About Time. E la quarta canzone, Dance te lo dico me. Io, è Dance With Me. Esatto. Questa che... invece è la prima canzone che... Racconta la storia di questa canzone. Allora, io... Infatti voglio farti un discorso. La prima volta che sei venuto a trovarmi dopo che sono tornato dall'Australia, tu volevi dirmi che volevi fare delle canzoni in stile anni 80 perché quella settimana ti girava così, ok? Perché sei una frode alla fine, sei fatto di cartapesta, sei finto e volevi solo seguire la moda. E... no, vieni, volevo farti pezzi anni 80. No, forse non ti ho dato torto. Esatto, e tu mi fai, volevo farti pezzi anni 80, io ho fatto, Matteo, caro, siamo amici, io ti aiuto volentieri. E mentre la facevamo, tu mi stavi convincendo a fare una band con te e io ti dicevo, no, guarda che non ho tempo, guarda che dopo mi ritrovo a far tutto. Cosa che è successa. Però ancora non mi avevi convinto prima della fine della prima canzone, che è una canzone che hai scritto tu ed è stupenda, però era tipo una ballad con la chitarra. Sì, o piano e voce. Era molto lenta, era molto carina. Sì, sì, era più lenta. E l'abbiamo fatta un capolavoro della EDM. Era la tua caviglia quel rumore lì? Sì. Aia.
il cobra scraxt. Ti ho mandato il video di Sonic che ti fa ciao sono Sonic e dopo fa il numero e si accartoccia. Sì, perché dovete capire che la storia dei meme e dei reel non è che sia finita con quella puntata là. No. Giacomo continua, io trovo tanta notifiche la mattina, vedo 9 però quanto messaggi, ridere fanno 9 messaggi, sì effettivamente il 95% su quella di Sonic mi ha ucciso. Comunque andiamo avanti, parliamo di Dance With Me. E comunque questa canzone è stata finita prima che tu mi convincessi con i tuoi trick sessuali a farmi parte della band, per cui penso sia la migliore perché io non canto e l'abbiamo trasformata in un capolavoro dance. A me forse è la mia preferita dell'album questa. Questa la trovo molto elegante, la veste che abbiamo dato a sta canzone è elegantissima. Ed è anche la preferita di Elena, no? Mia o tua? Tua. Ok, penso di sì. No, le piace molto The Moon anche, ma ne parleremo dopo. Ok. E bevi, dai. Dai, ce l'hai fatta. Sei contento adesso? Sì. Puntate che durano un quarto d'ora e sei disidratato. Comunque, okay. E ascoltiamo Dance With Me. Yes. E dopo ce la raccontiamo assieme. Just for tonight, and I'll lay it on a green field. I'll lay on your eyes. Tell me that you are gonna be mine. In this life, there's no gonna be time. Tell me that we're gone from the heights tonight. Chance with me. Come on, dance with me. Take a chance with me. Questa era Dance With Me dei Cool Beans. Ho rischiato di fare un macello nel palchè. Quanto figo è sto pezzo? Sì, ha tutto, mi piace anche... A parte i rutti, che quella idea è stata tagliata. E di cosa parla questa canzone? Tu come l'hai vissuta? Io l'ho vissuta come una canzone che hai scritto tu, quindi forse... Dovrei parlarne io. Sì. No, cioè io ho scritto il
No, parlavo del testo, di cosa, sì, racconta. Esatto. Cioè, ho scritto roba superfluo. Di queste persone, cioè una persona che si innamora di un'altra, che però anche, pur ricambiando gli stessi sentimenti, non riesce a lasciarsi andare. Quindi c'è questo, questo inno, comunque questo richiamo di lasciati andare, balla con me, take a chance with me, cioè giocati questa opportunità. Sei tu che preghi una. Sì, è un po' un begging effettivamente, però è... è una cosa molto... che a volte si vuole. Cioè, nel senso, io penso a volte si debba... A volte bisogna insistere, dici. Sì, si deve insistere, si debba arrivare, perché magari le persone hanno bisogno di una spinta. Può capitare, eh? Cioè. No? Tu dici di no? Tu sei l'uomo che non deve chiedere mai? Io non ho mai chiesto niente a nessuno. Infatti, sono... Non ho mai gustato in vita mia. Sei un... veramente hai modi di un dio... Ti giuro che se ti butti in una gabbia con gli orangotango ti schifano anche loro, dio. Ma perché? Cos'è contro una bottiglia? Ah, cioè, non professionalità... No. Professionalità. Comunque, professionalità. Ti ho aspettato per un video 2 mesi. Quando? 3 mesi, esatto. E io non sono professionale. Comunque, la quarta canzone, bellissima, con questa canzone mi piace un sacco, specialmente quando tu non canti. No, scherzo. E, la quinta canzone è invece una canzone un po' diversa dalle altre. E anche questa hai scritto tu. Questa ha tanti anni, Ah, sì, alla fine. È scritta nel 2015. 14-15, mi sa. Mi ricordo le prime versioni che facevano schifo. Sì, avevamo coinvolto anche un nostro amico chitarrista che aveva fatto delle chitarre interessanti. Chi? Zangi. Per questa? Sì. Aveva... Sai di che canzone stiamo parlando? Purity. Purity. Ok, no, ho sbagliato. No, pensavo di... Purity. Pensavo... Vasco Rossi. Ok. Non so cosa cercavo. Beh, spero tu lo scopra presto, così finisci di rompere i coglioni alla gente. Comunque, okay. Sì, era molto più rock, anche perché all'inizio, quando ti avevo sottoposto qualche pezzo che avevo scritto, ok, vai Falcor, e non c'era un'identità di gruppo, non c'era un'idea di suono, quindi c'erano questi pezzi scritti in tipo chitarra e voce che dovevano prendere vita. Questa era tipo più una blues ballad, sì, che altro. Sì, 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 infatti ha delle sonorità blues, tra l'altro, come struttura. Sono un po' sparite adesso. Adesso non ci sono, ha preso tutta un'altra veste, una veste più elettronica, rock, un po' dark, scura. Qui parla di desiderio puro, secondo me. Desiderio di comprarsi la nave spaziale Lego più grande, no, di tutte. Ok. C'è anche un piccolo easter egg, okay, in questa canzone. Vuoi dire qual è? No, dicelo tu, dai, se no parlo sempre io magari... C'è un synth che a un certo punto crea un segnale Morse. Ecco, abbiamo nascosto questa frase pensando di avere una fanbase talmente grande che qualcuno prima o poi lo scopriva. Alla fine forse non me lo ricordo. Ma neanche. Io presumo che anche se lo facessero in Muse c'è nessuno scoprirebbe. No, dopo 2 secondi salterebbe fuori qualcuno. Muse, siete ridicoli. Fate schifo. E capite anche un po' l'italiano, quindi sapete... Che così non capiscono. Parlato al contrario. Esatto. No, comunque questa è una canzone che parla di desiderio, di desiderare una persona, comunque a livello fisico. No. Ok. Desiderio fisico. E... di menare qualcuno? No. Questa è la storia di un incontro di box. Questo è Mayweather contro Questa Pacquiao. Questa è Turcato contro Salzani. E Turcato, quando vuoi, facciamo... Quanti round vuoi, da 5 a 10? Non me ne frega un cazzo, ti distruggo. Questa è Purity.
girl so good, I cannot believe these crazy things could ever happen to me, but I'm fine. I lift my purity out the line. Che era stata l'idea di... Mi sa tua, però io ho detto subito sì, perché a me piacciono ste robe strane, mettere fuori tempo, aggiungere delle robe a caso. Ste puttanate. Buttiamo un missile qua, mettiamo un martello su di incudine di là. Un cioè. Missile. Cioè, sì, nome del secondo album, Missile. Missile. Dopo 42 Uzi. E... Sì, è sesso sta canzone, dai. Cioè, nel senso... Secondo me va bene, se volete usarla come colonna sonora per le vostre effusioni, fatelo pure, noi saremo molto orgogliosi di partecipare pur non essendoci, ecco. Oltre ad avere un'altra erezione, adesso andiamo su... Una dietro l'altra. Hai visto Oppenheimer? No. Okay. Però voglio andare a vederlo in IMAX. In IMAX, così vedi i capezzoli di Florence Pugh grandi, grandi come la tua testa. Grandi di... come me. Di... perché tu mi hai detto che c'è lei nuda, sì. No? Bellissima donna. Mamma mia, che bella. Volevo già vederlo prima. Adesso c'è. Ho già detto che la mia preferita dell'album. No, forse questa è la mia preferita dell'album. Allora, anche questa è stata scritta più o meno... Sai di che canzone sto parlando? Don't Bring Me Down. No. No, invece sì. Ah. Mi stava sul cazzo che avevi fatto giusto. No, mi ricordo la scaletta.
mangiato troppo. Questo qua mi ha fatto due panini, uno con... col male e l'altro con col un demonio. Virus letale. E sto aspettando che faccia effetto. Un'arma batteriologica. Beh, tu sei un'arma batteriologica che non abbiamo mangiato. Cambiamo Kinder discorso. Allora, Don't Bring Me Down, com'è nata? Allora, è nata più o meno quando è nata Purity, più o meno come periodo. Ti ricordi che ho questa... Ah, la facevamo in acustico? Sì, ma... ho questa immagine di te che sali le scale dell'isola, eravamo io, te e Zanzi, e che canticchiavi il ritornello dicendo Madonna, sto ritornello è pazzesco. Sì, veramente? Sì. No, non me la ricordo assolutamente come scena, ma la mia opinione non è ancora cambiata. E... questa mi sa che è un'altra che di quelle che hai scritto solo tu. Sì. Perché io ho fatto tutto il lavoro di tutto e tu tieni tutti i diritti. Non è vero. No, non è vero, però... Anzi, tu sei un pessimo contrattatore, perché quando io ti proponevo delle percentuali ti ho detto, beh, io ne volevo meno. No, ma vabbè, ma... No, pareva giusto. Cioè, non abbiamo... non siamo capaci a contrattare, alla fine ci abbracciamo e piangiamo, capito? Detto questo, forse si è sbloccata la situazione, in quanto forse gli hanno liberato il profilo. No, sì, prima di caricare le canzoni, comunque, che le ho già caricate, però devo vabbè, comunque devo fare quella roba. Vabbè. Sappiamo, insomma. Se magari esplode una canzone e tu hai tutti i diritti. Tutto e tutti sbori, Dio. anche perché con tutte le erezioni che hai ti farebbe bene, se non vuoi avere un testicolo grande come una noce di cocco a due giorni. Uno nero, l'altro blu. Bene, e, qui parla invece dei momenti, delle relazioni tossiche. Parliamo solo di ragazze in quest'album. Sì, alla fine noi siamo figli degli anni 80 e 90, quindi si parla prevalentemente di quello. Anche perché non risulteremo credibili, o meglio, se io e te ci mettessimo a parlare di impegno sociale e politico. Che impegno! Esatto, nel senso... No, vabbè, se scrivete canzoni di tipo il mondo dovrebbe essere così, quando i poteri forti fanno cosà, siete dei pagliacci. E noi vi facciamo ascoltare Don't Bother Me. Esatto. Che è quella esattamente la nostra filosofia. No, e questa parla di relazioni tossiche, dove c'è questa persona che non va bene per voi, e di cui voi con cui siete coinvolti. Sì. Ok. E, ho avuto in due facciamo un cervello. Ho avuto, vi giuro, a un certo punto ho avuto un lupo che ululava nel cervello, Dio. Cioè, ho avuto questa immagine di sto lupo che ululava, era il mio capire, non riuscivo più a parlare. Che cercava il resto del branco. Branco e non c'era, era stato sterminato. Bene, mi fa piacere che tu beva, perché è importante nella vita. Detto questo, sì, voi siete coinvolti in questa relazione che per voi conta, ma l'altra persona non L'amore va bene conta! Per voi. E infatti è Don't Bring Me Down, Inside Your Lies, Inside Your Mind, cioè praticamente non trascinarmi nelle tue bugie, nel tuo modo di pensare. Nelle tue puttanate. Maledetta. E detto questo... Detto questo, vi facciamo ascoltare. Sai che a Recoaro di sera ci sono 12 gradi. Pensavo lupi. Fa un caldo, ci sono stati anche lupi. Sì. È passato un lupo una volta. Ah, ok. È passato anche un cobra, ma non è che hai fatto pubblicità. Comunque, detto questo, bellissimo ricordo di Don't Bring Me Down. L'abbiamo registrata a casa mia a San Martino. Io non so perché, ma. Abbiamo sempre settato il microfono. L'album è stato registrato con questo microfono ed era sempre senza filtro, con un pop filter davanti, perché dovevano sentirsi meglio sti cazzi. A San Martino ce ne siamo sbattuti il cazzo, non abbiamo insonorizzato niente. Abbiamo registrato esattamente come sto registrando questo podcast adesso e le voci sono spaziali. Sì, sì. Tutto il periodo del San Martino. Perché c'è da dire che eravamo anche meno carichi di aria. Dopo che avevamo mangiato 14 Kinder Pinguì, avevamo scoreggiato probabilmente l'equivalente del gas di una balena. Oppenheimer. Sì. Ecco Matteo, l'imprenditore. Scusate. No, allora scusate. Quello che volevo dire è che eravamo a San Martino a registrare, sì. Dove io avevo
vi giuro, sembravo Jabba the Hutt, perché tutto quello che avevamo mangiato eravamo pieni di glutine, io ero devastato. Abbiamo mangiato pasta dopo arrivata Elena, con la focaccia e affettati, va là, che ci ha portato della focaccia, perché sennò avremmo mangiato pasta per 4 giorni. E abbiamo registrato quest'album dove ci sono venute delle idee per lo special con gli archi, ti ricordi? Timbaland, che poi abbiamo rigirato, cioè, veramente secondo me spaziali, ma non è lodarsi, però io ci tengo veramente, sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto su sto disco, e in particolare su questo giro di archi, i cori, le seconde voci. È incredibile dove l'ignoranza porti, esatto. Questa è Don't Bring Me Down. Lullabies to keep you inside, baby. There's nothing like you. I walk through the fire to look in your eyes. I climb every mountain to make you feel right, baby. I want more from you. We'll be right back.
Tanta roba bellissima. Bellissima, siamo di parte, cioè, effettivamente sono cose questa che abbiamo scritto noi, però c'è qualità, quantità, scorregge tutti. Cura, veramente bella. Chiudiamo questa puntata. Yes. Vi salutiamo, ci aspettiamo, vi aspettiamo, non ci aspettiamo, o meglio, ci aspettate domani. Cool Tuesday. Buon martedì a tutti. E a domani. Ci vediamo domani per l'ultima puntata di questo Listening Party. Prima del lancio di About... Ictus. About Ictus. E ci vediamo domani per l'ultima quattro canzoni di About Time. L'album dei Cool Beans, il best of dei Cool Beans, la collection. Ciao a edition. Tutti, ci vediamo domani. Ciao. Cool.